Buonasera a tutti, io parto dal pacchetto che completa l'approvazione dei decreti della legge delega sul lavoro. Il Consiglio dei Ministri oggi ha approvato in termini definitivi due decreti che avevano già svolto il proprio iter a livello parlamentare e quindi entreranno in vigore e dall'altra parte quattro decreti che invece debbono essere portati alla valutazione delle commissioni lavoro di Camera e Senato, poi naturalmente tornare al Consiglio dei Ministri per l'approvazione definitiva. Anticipo che l'unico argomento di delega che non è stato, come posso dire, coperto con i decreti è il tema del salario minimo. C'era una previsione, in legge delega sul salario minimo che ipotizzava anche in forma sperimentale la possibilità di introdurre il salario minimo per quelle aree, quei settori non coperti da un contratto nazionale, poiché questo è un elemento evidentemente molto ridotto nel nostro Paese, che ha una grande presenza di contratti nazionali di lavoro, abbiamo reputato che questo argomento sia più opportuno mantenerlo in collegamento ad altre tematiche di discussione che dovranno essere affrontate, che riguardano il tema dei contratti di lavoro e della rappresentanza. Quindi abbiamo reputato più opportuno mantenere quel tema fuori dalle decisioni. Nella sostanza, in termini molto rapidi, il primo decreto riguarda la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Sostanzialmente è rimasto il testo così come l'avevamo portato alla discussione in Parlamento, anche perché i pareri delle commissioni parlamentari erano sostanzialmente conformi e di consenso, e quindi la sostanza è rimasta inalterata. Non recupero i contenuti perché sono quelli che sono noti e fanno appunto riferimento al tema della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Forse, se vogliamo, una sottolineatura che può essere fatta: c'è una previsione di sostanziale omogeneità di applicazione delle norme per quello che riguarda i casi di adozione o affidamento. Questo è forse l'elemento più generale che ha omogeneizzato tutte le norme tra i figli naturali e queste diverse situazioni. Detto questo, il secondo decreto che va in gazzetta, quindi pubblicato e definitivo, riguarda la disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni. Anche questo documento non ha avuto particolarissime modifiche, se non rispetto ad alcune situazioni che vi rappresento rapidamente, in particolare per quello che riguarda l'applicazione della norma che fa riferimento alla impossibilità di procedere a stipulare contratti di collaborazione a progetto. Da questo punto di vista c'erano previste nella norma alcune eccezioni. Nella norma attuale queste eccezioni sono state in qualche misura completate da un ampliamento della possibilità di derogare in ragione della presenza di un contratto nazionale di lavoro. La norma precedente diceva stipulato dalle confederazioni, la norma attuale dice stipulato o dalle confederazioni sindacali o delle organizzazioni sindacali di categoria. Quindi abbiamo ampliato i soggetti che hanno titolo a stabilire questa possibilità. L'altro elemento fa riferimento al tema della certificabilità del rapporto, cioè è possibile per due contraenti di questo tipo di contratto di portarsi davanti ad una delle commissioni di certificazione che sono presenti in diverse sedi e certificare questo rapporto, e questo dà certezza di questa condizione. Questo per segnalare sostanzialmente la natura dei cambiamenti, e un elemento che può essere sottolineato è la presenza all'interno di quello che diventa una sorta di come posso dire, codice generale dei contratti, il tema dell'apprendistato. In questo caso l'apprendistato ha trovato una sua collocazione in questo contesto ed affronta anche il tema dell'alternanza scuola-lavoro, della possibilità di utilizzarla anche nei percorsi formativi scolastici. Quindi sostanzialmente tra Ministero del Lavoro e MIUR abbiamo convenuto una sede di posizionamento di questa norma che affronta anche le tematiche riferibili alla parte della formazione. Per quanto riguarda,
Quindi questo mi pare essenzialmente gli elementi che fanno riferimento alla vicenda dei contratti. Ci si pongono poi una serie di altri elementi di semplificazione sui contratti a tempo determinato, sui contratti part-time. Ci sono alcune rifiniture o alcune modifiche anche più significative, ma sostanzialmente questi sono i due testi che sono passati attraverso la verifica parlamentare e che abbiamo definitivamente approvato. I quattro decreti invece che vanno alla discussione parlamentare riguardano il primo, la razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva. Viene istituita l'agenzia che è definita Ispettorato del Lavoro e questa nuova agenzia ha la funzione di definire tutta la programmazione ispettiva e le specifiche modalità di accertamento e detta le linee di condotta e le direttive di carattere operativo per tutto il personale ispettivo. Quindi il personale ispettivo anche dell'INPS e di INAIL, oltre a quello del Ministero del Lavoro, che rimane dipendente di INPS e di INAIL, comunque è coordinato, programmato e gestito nella propria attività ispettiva da parte dell'agenzia. Quindi in buona sostanza cerchiamo di produrre quell'esito di coordinamento e di evitare sovrapposizioni, evitare e rendere più razionale insomma tutto il lavoro delle ispezioni, perché combattere l'illegalità per noi è un obiettivo essenziale e per farlo abbiamo bisogno di strumenti efficaci ed efficienti. Il secondo decreto che viene mandato alla discussione parlamentare riguarda il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, quindi parliamo di cassa integrazione ordinaria, straordinaria e contratti di solidarietà e dei fondi di solidarietà. Gli elementi essenziali riguardano l'estensione del trattamento di integrazione salariale agli apprendisti, che prima non avevano l'integrazione salariale, la revisione della durata massima complessiva delle integrazioni salariali e viene prevista da questo punto di vista una diversa situazione, perché avevamo 24 mesi più 14, più 12, più 12 potenzialmente. Nella nuova ipotesi abbiamo 24 mesi che possono diventare 36 se all'interno di quei 36 mesi ci sono 24 mesi di contratti di solidarietà. Quindi la durata si stabilizza potenzialmente a 36 mesi, ma premiando il fatto che siano prodotti o gestiti all'interno di quella situazione 24 mesi di contratti di solidarietà. C'è l'introduzione di un meccanismo di condizionalità collegato alle politiche attive del lavoro, e quindi ne parlerò nel momento in cui presento il decreto che riguarda le politiche attive, ma questi due decreti viaggiano insieme, perché è chiaro che l'iniziativa che noi stiamo producendo di riforma in materia di ammortizzatori sociali è connessa al fatto che una parte significativa delle nostre azioni la vogliamo destinare al tema delle politiche attive, quindi c'è una riforma in questo senso, ma che va accompagnata immediatamente dal parte delle politiche attive. Nel testo poi ci sono molte specifiche situazioni, c'è una semplificazione procedurale, c'è la norma che è stata già più volte commentata, chiamiamola, che è stata definita di bonus malus, ma non è effettivamente un bonus malus, è una norma che prevede la riduzione del 10% del importo del contributo fisso che le imprese pagano e che viene sostituito da un contributo addizionale crescente in ragione della durata del periodo di utilizzo dello strumento. Questo per disincentivare usi non coerenti, usiamo questo termine, dello strumento. Abbiamo poi un passaggio che riguarda la possibilità, l'utilizzabilità dei fondi di solidarietà bilaterali, quindi la strumentazione per le imprese più piccole, quindi interveniamo per le imprese che hanno più di 5 dipendenti. Precedentemente aveva una situazione che partiva da 15 dipendenti, in alcuni settori da 50 dipendenti, quindi c'è una situazione di allargamento della platea di intervento che però si realizza con strumenti diversi.
da una parte per le grandi imprese, le industrie, eccetera, con la cassa integrazione ordinaria e straordinaria, per l'artigianato, per le piccole imprese e per quella parte che non era coperta, da fondi di solidarietà che però hanno in questo caso una differenza sostanziale. Viene definito un pavimento di prestazioni e un obbligo di contribuzione che è omogeneo, nel senso che non è sufficiente dire ho un fondo bilaterale. Se hai un fondo bilaterale sottoscritto da un sindacato, dai sindacati con l'impresa, comunque una prestazione minima deve essere garantita, altrimenti non sei dentro la norma. Quindi abbiamo mantenuto elementi di autonomia gestionale da parte delle parti sociali, ma con dei vincoli e degli obblighi che garantiscono ad ogni lavoratore di avere comunque un plafond minimo di tutela che è garantito appunto dalla norma. Detto questo, abbiamo parlato di questi dati, direi che non ci sono altre questioni rilevantissime, anche se c'è molto materiale di merito da guardare, ma io non credo che sia opportuno che io vi racconti tutto ciò. Riordino della normativa in materia di servizi per le politiche attive, questa è l'altra faccia del ragionamento che abbiamo fatto sugli ammortizzatori sociali. Viene costruita la rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro e viene costituita l'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro. Vengono definiti, secondo la norma, i livelli essenziali di prestazioni, quindi anche per le politiche attive del lavoro ogni lavoratore in ogni area del nostro Paese avrà titolo di presentarsi alle istituzioni pubbliche, ai servizi pubblici per il lavoro, con la legittima richiesta di avere un determinato livello di prestazione per il suo ricollocamento al lavoro, per la formazione. È un cambiamento assolutamente radicale di approccio, perché fino ad ora nel nostro Paese la logica era: c'è un intervento di tipo trasferimento monetario, sostegno al reddito, ma non c'era un obbligo e né uno strumento che consentisse una politica attiva. In questo caso si introduce il vincolo del livello essenziale delle prestazioni e del diritto del cittadino ad avere quel tipo di livello essenziale di prestazioni. È previsto un accordo tra il Ministero del Lavoro e le Regioni in ragione del fatto che in questo momento la competenza in termini di politiche attive del lavoro è una competenza condivisa nazionale e regionale, quindi a Costituzione data è necessario, per gestire questo passaggio, un accordo con le Regioni. Insieme a questo sono proposte all'interno del decreto la costituzione dell'albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni in materia di politiche attive del lavoro, perché in questo modo si produce l'incrocio pubblico-privato per questo tipo di attività, il sistema informativo delle politiche del lavoro e il fascicolo elettronico del lavoratore. Attraverso questo meccanismo noi riteniamo di essere in condizione di avere in una sede unica tutte le informazioni relative al lavoratore e all'impresa, dal punto di vista sia delle politiche sociali, delle politiche attive, delle politiche di sostegno, del cursus formativo e avanti di questo passo. Io credo che questo sia un passaggio assolutamente essenziale per consentire di fare buone politiche attive e una buona relazione con il lavoro. Sarà costruito l'albo nazionale degli enti accreditati a svolgere attività di formazione professionale, è definita la conferma a livello nazionale dei centri per l'impiego e quindi il punto territoriale di relazione con i lavoratori saranno i centri per l'impiego, è previsto poi il patto di servizio personalizzato, e cioè ogni lavoratore ad una determinata condizione assume un obbligo, cioè ha una condizionalità nella possibilità di utilizzare le prestazioni e i servizi, però dall'altra parte è obbligato, diciamo così, è tenuto a svolgere determinate attività, avere determinati comportamenti, la formazione, eccetera, eccetera. Insieme a questo abbiamo previsto la definizione del assegno di ricollocazione a favore dei soggetti disoccupati la cui disoccupazione eccede i 6 mesi. Quindi qui siamo di fronte ad un nuovo strumento che abbiamo cominciato a sperimentare con il contratto di ricollocazione, che è appunto finalizzato a fare in modo che se un lavoratore perde il lavoro dopo 6 mesi, poi naturalmente dovremo definire il perimetro a cui è possibile applicare questo strumento in via di partenza anche in relazione alle risorse, è possibile che questo lavoratore abbia un suo assegno che può utilizzare per acquistare servizi per il ricollocamento
e lo può fare dalla, sia rispetto ad aziende o agenzie private, sia rispetto ai centri pubblici. Questa è una libertà di scelta che viene mantenuta, che verrà appunto gestita in questo senso. Poi è prevista all'interno di questo meccanismo una revisione degli incentivi per l'occupazione. Da questo punto di vista un'informazione, l'operazione di riordino degli ammortizzatori sociali e questo intervento sulle politiche attive produce la disponibilità di risorse che porteranno a stabilizzare a 24 mesi la durata della NASPI, che era prevista per 24 mesi fino al 2016 e poi scendeva a 18 mesi dal 2017. Con le risorse ricavate da questa riorganizzazione ci sono le risorse per finanziare la NASPI a 24 mesi in maniera stabile per il futuro, così come le altre risorse vengono utilizzate per le politiche attive e per il finanziamento degli altri decreti che andiamo ad approvare. Quindi c'è una riutilizzazione delle risorse e una modifica degli incentivi finalizzati a far vivere queste politiche con una dotazione di risorse adeguata. Naturalmente dentro questo tema, mi riferisco al tema delle politiche attive del lavoro, noi abbiamo anche un piano operativo nazionale con un finanziamento comunitario che vale circa 300 milioni l'anno, quindi è chiaro che questi più le risorse già oggi destinate all'assegno per il ricollocamento, più le risorse che riutilizzeremo da questo lavoro e quelle che potenzialmente possiamo avere dalla legge di stabilità, siamo in grado di fare una corposa azione di politiche attive, perché naturalmente questo è l'obiettivo che noi ci siamo dati con questo tipo di intervento. In conclusione, l'ultimo decreto riguarda le semplificazioni che fanno riferimento a disposizioni in materia di lavoro e pari opportunità. Essenzialmente c'è una importante semplificazione delle procedure e degli adempimenti per quello che riguarda l'inserimento mirato delle persone con disabilità. Tutto questo tema abbiamo cercato di renderlo molto più dinamico, molto più aperto per renderlo più efficace. La norma sul collocamento obbligatorio nel nostro Paese è una norma molto rigida, teoricamente molto efficace, sostanzialmente poco efficace. Quindi abbiamo provato a sostituire la forma alla sostanza e provare a vedere se con una modalità più sostenuta da incentivi e più flessibile riusciamo a ottenere un miglior risultato sul piano del collocamento. Stessa cosa vale per le norme sulla sicurezza sul lavoro e gli infortuni sul lavoro, vale per una razionalizzazione e semplificazione del rapporto, di tutte le comunicazioni che fanno riferimento al rapporto di lavoro. Noi sappiamo che tutti i datori di lavoro sono tenuti a comunicare una serie di elementi riferiti al rapporto di lavoro, abbiamo deciso di rendere tutto ciò in via telematica, automatica e diretta. L'ultima questione riguarda la modifica anche delle sanzioni, in ragione del fatto che abbiamo verificato che alcune sanzioni che sono così come rappresentate molto dure, molto drastiche, producono un effetto sostanziale molto diverso. Chi deve applicare quella sanzione è disincentivato a farlo, perché la vive come una sanzione molto forte, e ad esempio abbiamo una sanzione che prevede il blocco, la cessazione dell'attività. Se noi dobbiamo sanzionare una persona che assume personale in nero, la nostra logica dovrebbe essere quella di fare in modo che assuma stabilmente in maniera trasparente quel personale, non chiudergli l'azienda. Se gli chiudiamo l'azienda l'abbiamo punito, ma di fatto abbiamo punito anche i potenziali lavoratori. Quindi dobbiamo cambiare questa logica che dice: prima ti metto in mora rispetto al fatto che tu devi regolarizzare la tua posizione, se tu ti impegni ad assumere quel personale secondo le regole e a tenerlo per un determinato periodo di tempo, io non intervengo con quella sanzione. Se invece c'è un mantenimento di quell'atteggiamento, allora la sanzione, anche pesante, diventa legittima e sarà, come posso dire, praticata. Con ciò ho finito, la materia è molto più complessa, ho cercato di rappresentarvi negli elementi essenziali. Esaurito tutta la delega al lavoro, quindi oltre all'illustrazione diciamo che ha esaurito tutto il lavoro insieme appunto ai suoi collaboratori, allo staff a Palazzo Chigi in un anno,
tutti i decreti che erano stati previsti dalla delega lavoro sono stati approvati in Consiglio dei Ministri, a parte l'ultima fase dei pareri parlamentari. Sostanzialmente abbiamo esaurito una riforma del mercato del lavoro. La pubblicazione è stata il 15 di dicembre, strutturale. Il 15 giugno, in 6 mesi, abbiamo prodotto e parzialmente approvato, anzi, dal punto di vista del Consiglio dei Ministri, completamente approvato tutti i decreti legati alla delega. Il lavoro del governo è praticamente finito, aspettiamo i pareri sugli ultimi decreti da parte delle Camere, l'ultimo passaggio formale, però sostanzialmente in 6 mesi è stata attuata la delega, quindi direi che è stato fatto un lavoro non soltanto efficace ma anche rapido e completo. Quindi direi che possiamo passare ad illustrare l'altro tema, il decreto legge sugli enti locali, che era all'ordine del giorno oggi, oltre ai decreti attuativi della delega lavoro. Grazie, buonasera. È stato approvato un decreto con misure urgenti relative agli enti territoriali, di cui io vi esporrò i temi principali, poi il ministro Boschi si soffermerà in particolare su temi relativi alle norme di sostegno per le regioni e le zone colpite da calamità naturali. L'insieme delle misure ha l'ispirazione di queste misure è quella di allentare i vincoli di operatività degli enti locali e territoriali rispetto al patto di stabilità interno e di riallocare risorse che nel frattempo si sono rese disponibili verso regioni ed enti locali, in modo tale da favorire alcuni obiettivi specifici. Molto rapidamente sono stati allentati i vincoli dei comuni e delle province e città metropolitane rispetto al patto di stabilità interno, il che significa che queste entità territoriali hanno maggiori margini di investimento volti al territorio, all'erogazione dei servizi e in particolare per i comuni per gli anni 2015 e 2016 si concede un maggiore contributo di 100 milioni. Inoltre, vorrei aggiungere, questo è particolarmente importante, che queste norme ridistribuiscono risorse e quindi non implicano un maggior onere per finanza pubblica, si rimane all'interno del rispetto del patto di stabilità fissato dalla legge di stabilità. A favore dei comuni ci sono altre misure che riguardano sempre in tema di patto di stabilità un allentamento delle sanzioni che, come sapete, sono comminate in termini di riduzione delle risorse spettanti col fondo di solidarietà. Quindi si applica in misura inferiore in termini di sforamento questo ammontare di sanzioni che quindi equivalgono a maggiore disponibilità di risorse. Ci sono poi stanziamenti relativi all'obiettivo specifico del pagamento dei debiti commerciali, tema che, come sapete, è un tema a cui il Governo dedica attenzione e risorse in misura continua e sta via via affrontando il problema. Per l'anno 2015 sono incrementati di 2 miliardi di euro le risorse destinate a regioni e province autonome per far fronte al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati entro il 31 dicembre 2014. Infine, sempre in termini di risorse destinate ai comuni, per il 2015, in relazione al fondo di compensazione IMU e TASI, viene attribuito ai comuni un contributo di 530 milioni di euro, con un decreto di concerto del Ministro dell'Interno e del Ministro dell'Economia. Infine, questa è l'ultima misura che ricordo fra quelle molte contenute nel decreto, ci sono misure finalizzate all'ampliamento dell'anagrafe nazionale della popolazione residente e della carta d'identità elettronica, quindi non solo misure di trasferimento di risorse, ma misure anche di efficientamento nella fornitura di servizi informativi alla popolazione. Non mi dilungo oltre, credo che lo spirito sia chiaro, anche la finalità sia chiara, questo permette di ulteriormente migliorare la gestione di finanza pubblica in termini di allocazione e di progressivo allentamento dei vincoli del patto di stabilità interno che, come tutti sappiamo, così com'è, a volte si dimostra elemento di freno e di distorsione piuttosto che di efficienza. Quindi queste misure vanno nel senso di migliorare il modo in cui il patto sta funzionando in questa fase transitoria. Io mi fermo qui, il Ministro Boschi forse vi può
Sì, in aggiunta semplicemente a quello che ha già detto il Ministro Padoan, credo che meriti attenzione anche sottolineare in qualche modo gli spazi finanziari che sono stati concessi appunto per comuni, città metropolitane e province, perché il Governo ha comunque fatto delle scelte specifiche sulle materie e diciamo sugli interventi che comuni, città e province in qualche modo possono effettuare a livello di spesa e che, per i quali è concesso appunto questo margine di flessibilità in più, questi spazi finanziari, in particolare per quanto riguarda la ristrutturazione e la messa in sicurezza degli edifici scolastici, per quanto riguarda anche le bonifiche nel caso di presenza di amianto negli edifici e soprattutto per quanto riguarda gli interventi a seguito di eventi calamitosi. Credo che queste diciamo, voci in particolare che sono state considerate prioritarie ovviamente nell'azione degli enti locali meritino particolare attenzione perché vanno poi a salvaguardare ovviamente i cittadini, la loro salute, la loro sicurezza, in particolare anche nell'ambito dell'edilizia scolastica si cerca di fare degli interventi concreti che ovviamente si aggiungono anche alle risorse, alle misure che sono già state previste nell'ambito della legge per la riforma della scuola e quindi che è oggi all'esame del Parlamento. Credo però che sia importante anche sottolineare delle norme che sono state fortemente volute dal Governo anche a seguito di impegni precisi che avevamo assunto, in modo particolare il Presidente del Consiglio aveva assunto in una recente visita a Mantova, stanziando delle risorse per poter procedere in Lombardia alla ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi del 2012 e sono state concesse risorse per 205 milioni alla Regione Lombardia proprio per intervenire non soltanto per la ristrutturazione di carattere edilizio sia per le abitazioni private che per diciamo, strutture dove si svolgono servizi pubblici, per le infrastrutture e al tempo stesso anche per sostenere la ristrutturazione e la messa in sicurezza di siti produttivi, nonché per in qualche modo sostenere anche la possibilità di delocalizzare le attività produttive sempre al fine di salvaguardare la continuità alle aziende. Credo che fosse una norma attesa dal 2012, quindi fortemente voluta ovviamente dai cittadini della Lombardia, in particolar modo del Comune di Mantova, e il Governo ha rispettato questo impegno con delle risorse aggiuntive importanti. Al tempo stesso abbiamo cercato anche di in qualche modo esaudire una richiesta che dal terremoto, dagli eventi calamitosi del 2012, a cui poi si sono aggiunti purtroppo anche quelli del 2014, l'alluvione del 2014 in Emilia-Romagna, venivano dalla Regione Emilia-Romagna per alcuni comuni colpiti, ovviamente alcune zone colpite da questi eventi calamitosi, ed è stata la creazione di nuove zone franche urbane e quindi la possibilità per le microimprese che hanno fino a 5 dipendenti di poter ottenere per 2 anni delle esenzioni, quindi per 2 anni non pagheranno le imposte, sostanzialmente queste imprese, non soltanto le imposte sul reddito, ma ci sarà un'esenzione anche per le imposte regionali e per le imposte che riguardano gli immobili finalizzati ad attività produttive, quindi sostanzialmente si cerca di far sì che queste aziende, proprio perché di dimensioni anche molto piccole, siano messe in condizione di poter operare, di poter continuare la propria attività godendo appunto di questi benefici di carattere fiscale. E credo che siano anche rilevanti le norme che riguardano invece la ricostruzione a seguito del terremoto dell'Aquila in Abruzzo, che prevedono più che risorse che in realtà sono già state concesse in misura stabile dal governo a seguito degli eventi negli ultimi anni che sono state confermate anche da questo governo in misura sicuramente rilevante, mirano a salvaguardare anche il rispetto della legalità e delle regole di trasparenza proprio nell'attività di ricostruzione di questi edifici, soprattutto di quelli di carattere privato, proprio perché non avendo diciamo, una disciplina di salvaguardia che invece riguarda la ricostruzione degli edifici pubblici, abbiamo deciso di intervenire proprio per limitare potenziali infiltrazioni criminali o potenziali illeciti che potrebbero essere compiuti nella fase di ricostruzione, sapendo che si tratta di risorse pubbliche, quindi di soldi che sono di tutti i cittadini e che quindi giustamente devono essere spesi in modo attento, puntuale, nel rispetto della legge. Queste norme garantiscono maggiori controlli e maggiore trasparenza, quindi da questo punto di vista credo che sia un passo in avanti in più e servono anche
io credo in definitiva ad accelerare la ricostruzione all'Aquila, quindi sono norme di trasparenza che però non rallenteranno i lavori e la ricostruzione, anzi ci auguriamo che possa essere portata a termine in tempi rapidi e che ci sia una velocizzazione della ricostruzione. Queste mi sembravano le norme principali. Credo che sia di interesse, anche se per poche persone, ma in questo periodo in cui spesso siamo fuori per iniziative pubbliche, istituzionali, c'è un tema che riguarda anche la Polizia Provinciale, ed è stato previsto almeno per una parte della Polizia Provinciale che possa essere assunta dai comuni, e quindi sostanzialmente si cerca proprio nell'ambito della riorganizzazione delle province, dando attuazione alla legge del Rio, di sistemare in modo organico anche appunto i dipendenti delle ex province, in questo caso anche con interventi mirati per la polizia provinciale, l'ex polizia provinciale. Queste mi sembrano le norme principali di un decreto che è sicuramente molto ampio, molto articolato e che quindi poi vedremo in Parlamento più nel dettaglio. Penso faccia piacere a tutti e tre anche semplicemente segnalare che in questo momento gli altri ministri e il Presidente del Consiglio dei Ministri sono impegnati nella prima riunione del Comitato appunto interministeriale per la cooperazione internazionale, ed essendo una legge che abbiamo fortemente voluto e che è stata approvata appunto con il nostro governo, è la prima volta che si riunisce il Comitato e credo che da qui poi sarà anche importante vedere le iniziative che potremo assumere in questa direzione nelle prossime settimane, direi. Penso che abbiamo esaurito. Grazie. Arrivederci. Scusate. TV, due cose. La prima, si è parlato nei giorni scorsi di possibili incentivi anche in relazione all'allentamento del patto di stabilità per i comuni che accettano di accogliere nuovi profughi. Volevo sapere se nel decreto a questo proposito c'è qualcosa o se ci sono misure allo studio in questo senso. E poi, se posso, per il Ministro Boschi una domanda più politica: in queste ore ci sono fibrillazioni all'interno di NCD in relazione ai casi del senatore Azzolini e del sottosegretario Castiglione. Volevo sapere se avete timore per la tenuta dei vostri alleati di governo e timori per la stabilità del governo. Grazie. Vuoi rispondere tu sulla prima? Ok. Non ci sono norme ad hoc che riguardino i comuni che accolgono immigrati nel decreto legge. Non so se in fase di conversione saranno proposte dal governo dai parlamentari, ma al momento non sono presenti nel testo e quindi non c'è questa ipotesi. Per quanto riguarda la domanda più politica, fermo restando che stasera ci concentriamo principalmente sul merito di questi provvedimenti, la risposta è molto semplice: no, non ci sono timori circa la stabilità del governo e tantomeno la tenuta della maggioranza. Quindi, come vedete, l'attività del governo non è né si è fermata né è rallentata, anzi il Consiglio dei Ministri di oggi credo che sia la prova evidente che ci sono tutte le condizioni per continuare a lavorare insieme e con provvedimenti importanti, a cominciare ovviamente dall'attuazione della delega lavoro, perché sappiamo che resta la nostra priorità, nonostante grazie al lavoro che abbiamo svolto in quest'ultimo anno, dal primo decreto legge su contratti a tempo determinato alla delega, insieme ad una politica di agevolazioni fiscali prevista in legge di stabilità. Il Ministro in questi giorni ha presentato dei dati che non sono ovviamente risolutivi del problema, ma sono sicuramente molto incoraggianti se pensiamo al numero di posti di lavoro in più che siamo riusciti ad ottenere dall'inizio di quest'anno grazie al combinato disposto delle norme fiscali in materia di lavoro. Il completamento della delega lavoro sicuramente consentirà un ulteriore passo in avanti, io credo un passo in avanti non soltanto in termini di occupazione ma di qualità del lavoro e di dignità dei lavoratori. Il Ministro ha elencato tante cose positive che ci sono, il lavoro grande che è stato svolto in queste settimane per portare a compimento questi sei decreti. C'è un elemento che a me sta particolarmente a cuore: siamo intervenuti anche nuovamente sulle dimissioni in bianco, perché credo che sia una vergogna che ancora possa esistere nel nostro Paese il tema delle dimissioni in bianco per le donne lavoratrici, quindi abbiamo deciso di intervenire in maniera molto forte, pur semplificando il procedimento, ma in maniera molto forte su questo tema. Quindi va avanti il tema sul lavoro, va avanti sicuramente un'attenzione a tutto quello che riguarda il rapporto con i comuni e gli enti locali. Non soltanto comuni, c'è una parte anche sulle regioni, sarebbe troppo lunga raccontarle tutte, la cooperazione internazionale, quindi
Il governo gode di buona salute, fa il proprio lavoro e sicuramente non rallenta, perché sappiamo che gli impegni sono tanti nei confronti degli italiani, che è già stato perso troppo tempo in passato da altri, quindi noi andiamo avanti. Arrivederci.